Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi tanta roba, è quasi tempo di olive, per fortuna ci servono i noccioli delle olive per fare il nocciolino, ma quello è un altro discorso. Oggi vi parlo del Jolly V34, il top di gamma per quanto riguarda gli abbacchiatori delle olive. Questo è un gioiellino, costa un po', però questo è veramente una cosa fatta bene. Eccolo qui, ve ne parlo un attimino dopo la sigla. Questo video è stato realizzato in collaborazione con l'Emporio di Antonio, che mi ha gentilmente inviato in test questo materiale, questo V34 della Jolly. È un abbacchiatore molto particolare. Allora, questo è il top di gamma e la caratteristica principale è che può essere utilizzata, come vedete, sia a batterie, con il suo bel carica batterie doppio fatto veramente bene, batterie da 18V 9A tipo Makita, che si collegano alla base dell'asta o sotto l'impugnatura, dopo lo vediamo, vi faccio vedere le due modalità di utilizzo veramente interessanti, o con la classica batteria d'auto 12V, 50A minimo per lavorare per qualche ora in modo decente. È la prima volta che provo un abbacchiatore del genere, io ne ho uno che va soltanto con la batteria della macchina, però vi dico la verità, il mio è una vecchia serie, un vecchio modello, avevo fatto un video l'anno scorso, dopo un paio d'ore di utilizzo le spalle urlano pietà perché non ce la fanno più, perché pesa. Questo invece, ragazzi, questo ha le bacchette in carbonio e se vi dico il peso del solo motore o di tutto il corpo macchina con l'asta, vi mettete a ridere. Allora, intanto vediamo prima cosa contiene questo kit. E piccola precisazione, anche per questo video non ricevo compensi, non sono pagato e il materiale lo restituisco a fine test, quindi il link che vi darò non è affiliato, quindi decidete voi cosa, dove comprare. Io insomma non ho un interesse economico su questo oggetto qua. Cosa comprende questo kit? Allora, abbiamo il motore vero e proprio con la sua asta telescopica che arriva fino a 3,10 m più l'altezza dell'operatore, quindi mettiamo 1,70 m, arriviamo a 4,5 m insomma di altezza, che non è poco. Abbiamo il caricabatterie doppio con le batterie tipo Makita, è fatto bene, e su ogni batteria c'è il display con la carica residua, anche questo è molto importante quando si lavora. E abbiamo le bacchette in carbonio, è un sistema brevettato dalla Jolly. Abbiamo 10 bacchette, 2 sono di ricambio. Abbiamo l'adattatore che si infila sotto qui per poi collegarci la batteria, e si infila anche alla base dell'asta, ovviamente, se dobbiamo utilizzarlo con l'asta. E abbiamo i vari cavi. Abbiamo poi questo cavo che permette di collegare la batteria alla cinghia dell'operatore per alleggerire ulteriormente la struttura con il suo aggancio sulla cinghia da lavoro. Libretto di istruzioni molto chiaro, in italiano tra l'altro, è giusto per vedere le caratteristiche tecniche principali. Peso dell'abbacchiatore 750 grammi, ragazzi è un peso piuma. Peso solo dell'asta 900 grammi, quindi quando la testa è montata sull'asta abbiamo 1,650 kg di peso, che è secondo me una frazione di quello che ho io, perché poi lo vedremo sul campo e vi dirò un po' la mia impressione d'uso. Tensione e alimentazione del cavo, che è quello della batteria 12V, tensione di alimentazione dell'adattatore, che sarebbero poi le batterie a litio, 18V, 3,10 m l'asta, il motore è un 36V, va bene, 5A ora di assorbimento in lavoro e quant'altro. Prima di procedere al montaggio, mi spiace c'è un po' di vento, spero che non si senta troppo mentre guardate il video. Prima di procedere al montaggio vi faccio solo una precisazione, siamo a fine settembre. Questo video uscirà quanto prima perché così vi presento il prodotto in tempo per la raccolta delle olive. Ovviamente io non sono pronto a raccogliere le mie olive perché per me ci vuole ancora un mesetto buono. Quindi quando farò la prova sul campo lo farò su chiome vuote da olive. Ovviamente non posso utilizzare i miei alberi con le chiome buone perché ancora non è il momento per me. Quindi butterei via le olive e onestamente non me la sento, già ne ho poche. Quindi vi farò vedere una prova praticamente a vuoto, simulata. E abbiate pazienza per questo, ma devo far coincidere le due cose, presentarvi il prodotto in tempo, non rovinare le mie olive. Bene, procediamo col montaggio e poi continuiamo con la spiegazione. Allora, vediamo un po' il montaggio delle bacchette. Le bacchette si montano in gruppo di 4 e se vedete è molto semplice. Per montarle bisogna allineare semplicemente le due sedi, premere la testa di questo bullone, infilare le bacchette, spingere verso il basso e avvitare con la brugola in dotazione. Come dicevo, le bacchette sono 10, ce ne sono 2 di scorta e sono in carbonio. Ecco, se non veniva l'aiutante non eravamo contenti. Ok,
Ai Dan, che ti fai male qui. Assicurarsi che le bacchette vadano in battuta, ora inseriamo le altre e poi stringiamo qui la testa del bullone. Allora, vi faccio vedere adesso il primo dei due utilizzi, quello quando si hanno le chiome basse e quindi non occorre l'asta telescopica. Possiamo semplicemente utilizzare la testa dell'abbacchiatore e abbiamo due modalità di uso. Una con la batteria direttamente collegata tramite questo adattatore e un'altra tramite questo cavo qui, è la batteria collegata al cavo che si può fissare poi sulla cinghia dell'operatore, così da alleggerire ulteriormente la macchina. Le vediamo entrambe. Allora, si svita la ghiera, non tutta, si infila questo supporto qui, si avvita la ghiera, batteria, il pulsante di accensione è sull'adattatore. Vediamo adesso come si monta invece la prolunga da attaccare poi alla cinghia dei pantaloni. Si utilizza questo cavo qui, che da questa parte, avendo il maschio, si infila dentro la testa e ha già il pulsante di accensione, quindi si svita leggermente la ghiera, si infila, fa clac, si chiude e questo è a posto. Da questa parte qui troverete due fori già fatti sopra questo adattatore qua. Basta mettere il portacinghia con due viti che sono in dotazione direttamente sopra l'adattatore, si infila la batteria e questo si infila sulla cinghia. Non ve lo faccio vedere perché io in questo momento non ho la cinghia, quindi con un po' di fantasia ci arrivate da soli. Vediamo un po'. Ecco, qui ha il doppio pulsante. Si aziona sempre il pulsante sull'adattatore per dare corrente alla testa e poi con questo si accende e si spegne all'occorrenza. In questo momento davvero pesa veramente poche centinaia di grammi. Il peso soltanto della testa e delle bacchette, ma è irrisorio perché essendo in carbonio davvero davvero molto bella questa cosa. Vediamo adesso invece il montaggio sull'asta telescopica. L'asta, come dicevo, pesa 900 grammi, è davvero un peso piuma. La parte zigrinata è quella dove si collega la testa. Attenzione soltanto a questa levetta qui, è un po' dura da togliere, mi sono dovuto aiutare con un cacciavite nonostante l'abbia regolata. All'interno dell'asta ovviamente abbiamo il connettore maschio, visto che qui abbiamo la femmina. È tutto molto intuitivo e molto semplice. Qui occorre svitare un po' di più perché la parte zigrinata dell'asta, ecco qua, fa un po' di contatto, un po' di attrito. Addrizziamo, ci mettiamo dritti, voilà. Bene, come vi dicevo, allentando questa levetta qui si allunga l'asta e arriviamo a 3,10 m. Ora l'allunghiamo tutta e vediamo una chioma alta di uno dei miei alberi. Stesso discorso qui, si allenta questa levetta qui che è molto più morbida dell'altra, probabilmente è nuova, deve farsi la sua sede. La proviamo in versione batteria a litio. Ovviamente bisogna spingere fino in fondo, voilà. E si comanda ovviamente l'accensione da questa parte qui. Il kit con le due batterie, che ha un costo importante, è opzionale. Se volete potete acquistare soltanto l'asta e utilizzare la batteria della macchina. Vi faccio vedere. Prima di andare a provarlo sul campo, volevo solo farvi vedere, senza che lo metto perché è veramente elementare, il cavo da collegare poi alle batterie della macchina. Ha i due coccodrilli, ha un cavo molto morbido, ricoperto in silicone, 15 metri di cavo e la sua parte di elettronica di protezione, quindi è fatto molto bene come cavo. Ovviamente dall'altra parte ha il maschio che si collega o alla base dell'asta o alla base del motore. Bene, dai, andiamo a provarlo che sono curioso. Allora, questo è uno dei miei alberi, non ne ho moltissimi, ne ho una trentina. Ovviamente li devo pulire sotto perché li ho un po' abbandonati, però avevamo fatto una buona potatura, un po' in ritardo come sempre, ma l'abbiamo fatta. Lassù abbiamo una chioma che non ha olive e quindi lo proverò là sopra. Qui sotto ovviamente, come vi dicevo, per ovvi motivi, guardate che spettacolo, guardate che chioma folta, e per questo ringrazio chi mi ha dato una mano a potarli. Ovviamente non lo posso usare, io dovrò
raccogliere le olive tra un mesetto circa, quindi fino a fine ottobre. Sono troppo verdi adesso, lo faccio quando sono a metà e metà, metà nere e metà verdi. Allora, ho la configurazione con la batteria litio, alziamo al massimo l'asta, ecco qua, mi allontano così potete vedere meglio. Come ultimo test, ma giusto per dimostrarvi un attimino, non c'è niente da provare qui, come vi dicevo, lo utilizzo in modalità compatta, batteria direttamente sopra la testa, non dà assolutamente fastidio, ma per alleggerirlo ulteriormente, se è comodo, come vi dicevo, si può utilizzare l'aggancio da mettere sulla cinghia. Ragazzi, uno spettacolo. Io abituato con l'altro, che anche da basso ovviamente dovevo avere l'asta, la differenza la vedo, la sento e me la ricordo, se la ricordano le mie spalle. Questo è davvero molto comodo da usare. Dispiace per il costo, che è importante, ma si può comprare a step e poi comunque è un attrezzo che dura negli anni. Riesco a entrare bene dentro i rami, non si incastra. Il sistema è brevettato, ovviamente sarebbe da utilizzare con la raccolta delle olive, ma quest'anno non è possibile, magari il prossimo anno. E quindi tiriamo brevemente le somme. Secondo me vale ciò che costa, è fatto bene. Il plus delle batterie, che sono un accessorio a parte, sono comodissime da utilizzare. Non si usa quel cavo lungo che ingombra sempre in mezzo ai piedi, ma se si vuole risparmiare o se non si hanno alternative, quello va benissimo. Io l'ho utilizzato per anni e lo continuerò a utilizzare. Queste veramente sono una chicca. Ce ne sono due in dotazione, in quel kit a parte, quindi finita una se ne attacca l'altra, si mette poi a caricare e si continua a lavorare per parecchie ore. Le bacchette sono molto sottili, si infilano dappertutto, ma il movimento che ha la testina non gli permette di agganciarsi e di incastrarsi in mezzo ai rami, anche se sono un po' folti. Questo lo trovate sull'Emporio di Antonio. Se siete alla ricerca di un abbacchiatore di un certo livello, parliamo di roba italiana qui, ha un certo costo, mi rendo conto, però ha anche un certo perché, nel senso che è fatto bene, è leggero, ha più tipi di alimentazione volendo, quindi si può comprare a step. Quest'anno si compra solo il corpo macchina e poi si compra per esempio l'anno prossimo le due batterie. Diciamo che se io avessi tanti ulivi, dovessi farlo per mestiere, ecco, questo ci penserei su. Dal momento che ne ho soltanto 30, mi arrangio con quello che ho. Io non lo ammortizzerei mai una cosa del genere, ma mi rendo conto che chi ha tanti ulivi, questo potrebbe fare la differenza. Vi scrivo qui sopra l'impressione tutti i dati tecnici, compresa la raccolta oraria teorica ovviamente, e ringrazio l'Emporio Antonio per avermelo mandato in test. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.